Bentornati a Controvento. Oggi parliamo di Natale e di commercio a Teramo. Dashing through the snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go. Il centro storico di Teramo ha rischiato fino all'ultimo momento di fare un Natale tra virgolette spento, poi grazie all'autotassazione dei commercianti sono state accese anche quest'anno le luminarie. Ma che Natale sarà per le tasche dei teramani e soprattutto che Natale si aspettano i commercianti? L'abbiamo chiesto proprio a loro. Come si stanno preparando i commercianti teramani ad affrontare il Natale? Beh, innanzitutto ci auguriamo che sia un Natale con molte presenze in città, soprattutto perché queste tanto desiderate e attese luminarie finalmente sono state accese, per cui siamo riusciti anche a fare questo insieme all'amministrazione, questo passo in avanti dal momento in cui con la spending review ci siamo dovuti autotassare, ma così come sempre abbiamo sempre sostenuto che questa volta era più giusto che mai. Si è temuto però fino alla fine che quest'anno si potesse passare un Natale, diciamo così, spento. Ma sì, ma più che altro è per una questione di autorizzazioni da parte del gestore dell'energia elettrica. Però va bene così, ieri sono state accese, per cui speriamo che la gente adesso entri nel clima natalizio, soprattutto per gli acquisti. Sarà però ancora un Natale inserito in un contesto di crisi, meglio o peggio dell'anno scorso secondo lei? Ma io mi auguro meglio, però dalle previsioni che si hanno a livello nazionale non si direbbe, perché l'unico dato certo in questo momento che abbiamo è l'aumento dei disoccupati e un altro dato dello studio di Confesercenti nazionale che un italiano su quattro non riesce ad arrivare a fine mese. Quindi considerando anche che il carrello della spesa è in netto calo, per cui sicuramente ci saranno anche quest'anno, sarà un po' nella forma di austerity. Cosa elimineranno secondo lei gli italiani teramani nel caso specifico, viste le difficoltà economiche? Ma guarda, è difficile cercare individuare un settore merceologico che possa avere dei cali. Di solito lo hanno tutti. All'inizio si parla sempre dell'abbigliamento, calzature e pelletterie, però alla fine reggono, perché il regalino fa sempre moda. Il settore trainante di solito è la tecnologia, che sono queste ogni volta, tant'è vero che le grandi distribuzioni, ma soprattutto i grandi produttori di telefonia, prima di Natale cacciano sempre modelli nuovi per far sì che la gente appunto si porti all'acquisto di questo nuovo prodotto. Purtroppo diciamo che forse quello che penalizza di più sono i centri storici, che alla fine non vengono così frequentati perché la gente pensa che non ci sia convenienza negli acquisti, invece in realtà non è così. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring for you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nei centri storici in particolare, però, il commercio è caratterizzato dal rapporto diretto, no, tra il commerciante
l'acquirente? Beh sì, questo sicuramente, fidelizzare i clienti è molto importante, soprattutto in questo momento, ma bisogna anche fare sinergie, bisogna fare gruppo tra i commercianti dei centri storici, così come noi, tra virgolette, il centro storico di Teramo siamo diciamo forse i pionieri dei centri commerciali naturali, che però nonostante la crisi che c'è in giro bisogna farli lavorare, ma bisogna fare delle iniziative in sinergia, per cui il commercio cittadino va vissuto in un altro modo rispetto a come potrebbe essere quello periferico. Bisogna fare degli incontri, bisogna stare insieme, bisogna confrontarci anche con i nostri colleghi che sono noi, perché le idee non a tutti, cioè tutti le hanno e quindi bisogna attuarle. Come commercianti siete soddisfatti delle iniziative natalizie predisposte dall'amministrazione comunale al di là delle luminate? Ma guarda, io il cartellone non l'ho visto e non l'ho seguito. Noi abbiamo fatto più di un incontro per quanto riguarda del famoso tavolo di lavoro e abbiamo parlato di questo Aperitivo Street, che penso che, anche se lo fanno, ben vengano questi eventi, però non è così importante come dovrebbe essere. Così come abbiamo chiesto anche del Capodanno che facessero suonare delle persone che sono del posto, e anche l'organizzazione di questo Aperitivo Street magari di rivederlo. Però so che l'assessore ha parlato con gli operatori del settore, per cui non so che cosa hanno deciso insieme. Io personalmente avrei fatto altre cose, però stando in città mi devo adeguare alle loro organizzazioni. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Some figgy pudding, now bring us some figgy pudding, bring us some figgy pudding, now bring it right here. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to... Che momento sta vivendo il commercio a Teramo? Purtroppo un momento delicato, complicato, diciamo pure. La crisi si fa sentire anche a Teramo, non solo a Teramo, ma diciamo che colpisce un po' tutta la nazione, proprio per via dei consumi che sono in forte calo. Tra l'altro abbiamo dei dati purtroppo negativi che ci giungono dalla Federmoda, in cui diciamo, i consumi sono davvero stagnanti. Però l'augurio che posso dire e fare ai teramani, proprio teramani come cittadini, spendete a Teramo, almeno questo ci può aiutare in una minima parte, diciamo, a rivitalizzare il commercio, anche perché in questo momento Teramo è davvero in forte sofferenza. La tendenza per Natale qual è? I dati non sono certamente buoni proprio sull'onda di questi, diciamo, di questi numeri che ci arrivano, però ci auguriamo che il Natale, come dire, sia una risorsa in più su cui i commercianti hanno sempre creduto e continuiamo a crederci, proprio perché alla fin fine riesce a risollevare una situazione annuale molto, molto tragica, molto delicata proprio nella numerazione, diciamo, dei consumi negativi. Alla luce del fatto che la crisi è globale, no? E che colpisce tutti i settori del commercio, per superarla, in attesa che le cose vadano meglio, i commercianti come dovrebbero riorganizzarsi secondo lei? Il commercio sta cambiando un po' in tante maniere, internet diciamo un esempio eclatante di quello che sta succedendo, però diciamo il commercio locale o diciamo il piccolo commercio, consideriamo diciamo, che è un servizio che viene dato e che offre soprattutto alla cittadinanza, diciamo a chi vive in una città, perché spesso si parla di crisi dei centri storici, però bisogna davvero rilanciare diciamo, il commercio. Quale può essere la ricetta? Può essere un rinnovo delle attività commerciali, un rinnovo anche di categoria, considerando che poi tante merceologie purtroppo stanno pure sparendo, proprio perché la crisi acuisce una situazione davvero particolare. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We
Come dicevamo, per il Natale purtroppo la tendenza non è positiva, i numeri sono negativi, però cosa si può fare? Però ci si può organizzare magari tra commercianti per cercare di creare la situazione giusta per far acquistare di più. Aspettate iniziative dal comune o vi state organizzando voi? Iniziative, diciamo, le abbiamo sempre fatte. Devo dire che anche quest'anno i commercianti sono bravi e qui davvero mi posso permetterlo di dirlo a voce alta, proprio perché, diciamo, come iniziativa vorremmo anche sviluppare, in questi giorni stiamo parlando con i colleghi, una forma di gratta e vinci. Vedremo, diciamo, se ci sono le possibilità proprio in termini economici di farlo. Riguardo poi al discorso luminarie, quest'anno anche qui sono stati bravi perché paghiamo noi. Questa è una cosa che non succedeva da 15 anni a questa parte, però devo dire che l'impegno ce lo stiamo mettendo e ce lo metteremo, proprio perché a volte quando il comune ci spiega che non ci sono più le risorse, vuol dire che anche i commercianti devono capire che si devono mettere in gioco, insomma, e qui lo stiamo facendo. Dunque, anche, chiamiamolo così, sul corso nuovo, i commercianti pagheranno di tasca propria le luminarie. Sì, esatto, quest'anno sponsorizzeremo noi, diciamo, le luminarie, anche perché si corre il rischio purtroppo di non metterle, e non metterle sarebbe significato una città spenta, una città che, diciamo, in cui il senso del Natale forse mancava. Non ce lo possiamo permettere in questo momento. Secondo lei la corsa, la cosiddetta corsa agli acquisti natalizi, quando ci sarà? In che periodo? Negli ultimi giorni o gli acquisti saranno spalmati su tutto il mese di dicembre? Sì, molto probabilmente, diciamo, dopo che avremo pagato le tasse, che molto probabilmente quello sarà il termine proprio culmine in cui le persone avranno qualche disponibilità in più, quindi diciamo dal 16 in poi ci sarà questa corsa, insomma, e ci auguriamo sia abbondante, insomma, più che altro per risollevare una situazione già complicata. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. Quanto riguarda gli orari di apertura, come vi state organizzando? Prevedete delle aperture extra anche di sera? Su alcune manifestazioni che metterà in, diciamo, il comune in essere il 20, vorremmo prolungare, diciamo, la serata fino a tardi, considerando che siamo poi tra l'altro sotto Natale. Poi tra l'altro avremo una manifestazione, diciamo, in piazza 3 giorni in cui presenteremo anche noi come associazione, come Confcommercio, i prodotti, diciamo, i dolci natalizi teramani. Anche lì cercheremo un po' di allungare la serata, coinvolgendo, diciamo, altri colleghi e quindi in questo caso anche la clientela. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Giorgio Salvucci del negozio Baby and Kids di Corso Cerulli si è dato molto da fare intanto per far installare e accendere le luminarie in questa zona, vero? Sì, effettivamente sì. Purtroppo sono stati, penso, dei piccoli disguidi che non ci eravamo capiti col comune, che non avevano purtroppo i soldi per mettere questi luminari. This is Christmas for the weak and the strong, the rich and the poor ones. The road is so long. Diciamo che parecchi, ogni volta che vado lì a chiedere, se la prendo subito con tutti o con nessuno, diciamo, però soprattutto con gli assessori, col comune, col coso, perché loro proprio non ci avevano fatto sapere niente prima, e i costi sì, che non ci stanno, sì, però purtroppo si devono trovare assolutamente. E sti fondi penso che loro sapevano pure da diversi mesi. Comunque ripeto, io vado a chiedere i soldi e non è facile per niente, guarda. I commercianti sono proprio arrabbiatissimi. E arriva il Natale, come giustamente diceva però lei, il simbolo del Natale, la luminaria, ci vuole anche per invogliare la gente
ad entrare nei negozi. Voi negozianti, come vi state organizzando per addobbare anche al meglio le vostre attività commerciali? Sì, infatti sto facendo il giro per raccogliere soldi e vedo che parecchi stanno veramente impegnando con quello che posso per cercare anche di risparmiare per questi addobbi interni ai negozi e anche alle vetrine. Però non lo so, io mi auguro che sia gli ultimi giorni, come ogni anno, siano quelli veramente sani e belli, dove c'è veramente felicità dappertutto, perché sennò qua non abbiamo nessuna speranza in nessun campo. And so happy Christmas for black and for white, for the yellow and red one, let's stop all the fight. Secondo lei che Natale sarà anche dal punto di vista del commercio? Io penso del commercio, ormai si sa, una piccola flessibilità c'è, però bene o male mi auguro, ripeto, che gli ultimi 10 giorni la gente abbia voglia, anche con questa paura di queste super tasse, di queste non si sa mai niente quando si deve pagare, la quantità, ecco, hanno proprio paura tutti, però sono fiducioso, pochi, non pochi. Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Monica Carota del negozio Malindi, cosa si aspetta lei per queste festività natalizie? Niente di particolare per quanto riguarda l'affluenza, perché comunque è sempre un periodo un po' di crisi, però secondo me organizzando magari dei piccoli eventi, qualcosa che possa attirare l'attenzione verso, magari nel nostro caso, nella nostra via, potrebbe portare, diciamo, più gente, un'affluenza maggiore. Lo vediamo anche quando c'è Shop Art, che comunque c'è più gente che gira nel mercatino. And so this is Christmas, and what have we done? Another year over, a new one just begun. Io insieme agli altri commercianti qui della via abbiamo pensato al ridosso del Natale di fare tipo diciamo una sorta di festicciola con degli artisti di strada, con un po' di musica, qualcosa da stuzzicare così per chi passa per la via. Per cui ritengo che fare anche qualcosa che attiri l'attenzione può portare beneficio. And so happy Christmas, we hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A prescindere dalle iniziative che avete in cantiere voi, la tendenza qual è? La tendenza... Si spenderà di più, per esempio, rispetto all'anno scorso, secondo voi, o di meno? Allora, considerando che forse hanno queste famose 80 euro in più in tasca, è possibile che vengano spese magari per i regali di Natale, ma in generale io penso una cosa, che chi ha intenzione di acquistare, acquista indipendentemente dalle 80 euro o da quello che ha in più. Non c'è sconto che tenga, non ci sono saldi che tengano. Ecco, molti sì, li aspetteranno a gennaio, però in generale io penso che quando una cosa ti colpisce e ti piace, la compri. Cioè, io lo vedo su me stessa, se mi piace una cosa faccio modo e maniera per arrivare a comprarla, perché mi piace. Il superfluo non lo valuto assolutamente. Se c'è una cosa che mi serve, cerco di comprarla. Per cui io penso che qualsiasi cittadino che ha intenzione di acquistare a Natale lo farà indipendentemente da quello che ha in più in tasca riguardo a queste 80 euro. Penso che sia come l'anno scorso, orientativamente. E il clima particolare che abbiamo avuto sin qui ha condizionato gli acquisti, soprattutto nel suo settore, lei vende scarpe? Oddio, sinceramente no, perché abbiamo modulato un attimino, visto e considerato che le stagioni sono cambiate e visto e considerato che anche l'anno scorso ha fatto caldo fino, bene o male, fino a Natale, abbiamo
mi riferisco, penso, anche agli altri commercianti, comprato delle vie di mezzo. Delle vie di mezzo, delle cose che si possono portare anche quando non fa freddissimo, perché poi alla fine ci ritroviamo a quel mese di febbraio che fa la neve ed è finita, per cui nel mio caso quella calzatura eccessivamente pesante non si acquista a settembre, ottobre e novembre, per cui abbiamo cercato di modulare già gli acquisti dall'inizio, per cui penso che sia andata bene. Rispetto all'anno scorso più o meno uguale. A Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. Noi le luminarie le abbiamo sempre pagate noi. Cioè, nel senso che io sono 12 anni che sto qui e ogni anno mi sono organizzato con chi c'era. Ognuno ha messo una quota e ci siamo sempre organizzati, quindi per noi non è una novità, per loro lo è una novità perché sono stati abituati bene, perché fino a quando c'è stato Guido Campana ha sempre trovato soldi tramite sponsor, per cui erano avvantaggiati, anche se la spesa per le luminarie è irrisoria, perché poi suddivisa per tutti i commercianti parliamo di 40, 50, 60 euro, poi dipende dalla luminaria, noi ogni anno ne scegliamo una diversa, in base a come è fatta ci chiede un prezzo, per cui per noi non è una novità. War is over. If you want it. War is over. Now. Però mi aspetto qualcosa di simpatico anche per i bambini durante, la settimana natalizia, perché è bello, sai, il trenino, tutte queste cose che si facevano anche prima, qualcosa che porti anche i bambini a uscire nel pomeriggio natalizio. Comunque gli acquisti tradizionalmente si fanno negli ultimi giorni, quelli di Natale, quelli grossi, oppure no? Il mio, non è un caso da prendere in considerazione, perché per quanto riguarda gli articoli da regalo, sì, facciamo, molti regalano anche le scarpe o regalano dei buoni, però l'andamento di dicembre è quasi sempre stabile, cioè non ci sono degli alti e dei bassi. Poi ci sono stati degli anni che l'ultima settimana prima di Natale abbiamo raggiunto dei picchi altissimi, e degli anni invece abbiamo lavorato, cioè ormai non si può fare secondo me più una statistica dei giorni, né tra il lunedì e il sabato, né tra, perché magari anche un giovedì pomeriggio, io sto aperta anche il giovedì pomeriggio, ormai lavoro anche il giovedì pomeriggio. Il commercio è cambiato. È cambiato tutto. È cambiato anche il modo di rivolgersi verso i clienti, perché comunque internet è una forma di comunicazione che arriva dappertutto, e quindi spesso le persone che magari non hanno tempo di uscire, perché adesso si va di fretta, di corsa, magari si guardano prima tutto online e dopo, una volta deciso, dicono vado a botta sicura, per cui è cambiato anche questo modo di vedere le cose, anche perché gli acquisti online ormai sono diventati tantissimi. War is over. But only you want it. War is over. Now. Si è rischiato di avere un Natale, tra virgolette, buio a terra, ma alla fine le luminarie si sono accese. Da un punto di vista della crisi che ci attanaglia, sarà invece un Natale che si riaccenderà oppure no, secondo lei? Ma io penso di sì, perché la tradizione del Natale è uno dei punti fondamentali della nostra società. Ritrovarsi in famiglia e portare un pensiero è molto importante. Per quanto riguarda questa città, adesso le luci finalmente ce l'abbiamo. Abbiamo contribuito noi commercianti, questo ci fa molto piacere, perché si possa anche dire che non sempre noi aspettiamo che qualcuno faccia qualcosa per noi.
ci rendiamo conto che il comune sta attraversando un periodo di difficoltà come tutti i comuni italiani, va bene così. Noi siamo ottimisti, sappiamo che il centro può dare molto sotto questo aspetto e ha una diversificazione che difficilmente si può trovare in altri ambiti commerciali. Quindi noi intanto diamo gli auguri a tutti i teramani che possono passare il loro Natale con chi veramente gli vuole bene e li aspettiamo e siamo contenti di questo. Professore Tancredi, alla fine il Natale teramano si è acceso. Sì, grazie ai commercianti, devo dire grazie ai commercianti il Natale teramano si è acceso, che quest'anno hanno dato la loro disponibilità sia di tempo ma soprattutto economica per accendere le luci natalizie, grazie alla Banca Popolare di Bari che ha donato quel bellissimo albero in Piazza Martiri che hanno addobbato. Io credo che una città senza luci natalizie sarebbe stata triste. Assessore, da un punto di vista delle luminarie è tutto risolto. Per quanto riguarda invece i cosiddetti eventi natalizi, cosa avete in programma? Gli eventi natalizi abbiamo in programma fra poco la Fiera Istituzionale di San Berardo. Abbiamo fatto questa mostra dell'artigianato artistico questa due giorni passati in centro. Il 19, 20 e 21 avremo la prima mostra del dolce da forno natalizio in Piazza Martiri in accordo con i panificatori. Poi il 20 torna la Peristrit in versione natalizia, questa versione un po' più abbiamo voluto dare voce anche ai commercianti di Corso De Michetti e Corso Cerulli che ci chiedevano attenzione, quindi ci saranno dalle 18 eventi live diffusi in tutti i bar del centro storico, almeno quelli che vorranno aderire. Anche qui ringrazio gli esercenti e i commercianti perché hanno accettato di contribuire, gli esercenti bar con 200 euro e i commercianti con 20 euro. E poi alle 23 ci sarà la console a Piazza Martiri con la musica e quindi diciamo, l'evento si concentrerà soprattutto in Piazza Martiri. Il 4 ci sarà la Fiera dell'Epifania, solita evento istituzionale anche quello del Comune, e il 5, la Peristrit in collaborazione con Fare Musica e Francesco Marcellini, importante Francesco Marcellini che è già il padrone delle prime due edizioni. Il 5 invece Florindo Narcisi organizzerà la serata, un aperitivo in tema di Befana, visto che il 6 poi è in vacanza, quindi il 5 è lunedì e ci sarà questo evento in Piazza Martiri. Sembra che sia stata ritrovata anche l'armonia con i commercianti, grazie soprattutto al tavolo permanente che si riunisce ogni 15 giorni. C'è questa proposta del sindaco, ovvero di trasformare questo tavolo in un comitato eventi dove vengano coinvolti anche i commercianti. Sì,
Devo ringraziare ancora i commercianti, perché dal tavolo del commercio, sia quello fatto solamente con le associazioni che quello poi che abbiamo allargato nel mese di dicembre a tutti i commercianti, sono uscite fuori poi le iniziative importanti del mese di dicembre. Il sindaco ha avuto questa brillante idea di trasformare insieme ai commercianti questo tavolo permanente in un comitato che organizzi negli anni a venire, che organizzi gli eventi negli anni a venire con delle risorse proprie, che chiaramente risorse che possiamo trovare noi fra i privati e che vengano in parte anche dai commercianti. Mi sembra un'ottima idea, i commercianti l'hanno accolto con molto entusiasmo. Acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha proposto di trasformare il tavolo permanente dei commercianti, che si riunisce ogni 15 giorni, in un comitato eventi. Lei, che è stato il promotore di questo tavolo permanente, cosa pensa di questa idea? È stata lanciata questa idea al sindaco più che altro per promuovere questa città con eventi a cadenza mensile. C'è la possibilità di organizzare, ma anche perché organizzare spesso, farlo diciamo in ultima battuta, a volte crea anche dei problemi. Quindi se lo facciamo programmando nel tempo, diciamo già dall'inizio dell'anno e per ogni mese organizzare quello che sia, cioè un evento piccolo o grande che sia, penso diciamo che possa servire alla città, servire anche a noi commercianti. Un comitato che comunque dovrà sempre occuparsi anche delle problematiche del commercio. Il concetto di tavolo permanente non cade? No, perché questa programmazione con cui diciamo, abbiamo iniziato questo nuovo lavoro con il sindaco, di questo tavolo settimanale quasi in questo momento, lo vorremmo riorganizzare proprio in maniera tale di coinvolgere più personaggi affinché insomma, si torni a gestire questi eventi come era una volta il Giugno Teramano. Perché non ci dimentichiamo che in passato, insomma, negli anni 60-70, abbiamo avuto il Giugno Teramano in cui c'erano diversi eventi nell'ambito dello stesso mese. Questo invece dovremmo gestirlo e farlo diciamo, per tutto l'anno. Vengano queste idee, anche se chiaramente venendo dal sindaco per noi è importante, però non sono solo questi problemi, perché non è che possiamo organizzare solo eventi per quanto riguarda la movida eccetera, cioè i problemi del commercio in quel famoso tavolo di lavoro che noi abbiamo sempre cercato e che finalmente ci siamo riusciti a ottenere, dobbiamo lavorare dei problemi e discutere dei problemi del commercio, cioè più di una volta mi è stato detto che non si possono fare delle situazioni. L'ultimo comune che ha adottato la no tax è Salso Maggiore, per tutte le attività nuove che vengono aperte nel centro storico di quella città, anzi penso anche in periferia, l'amministrazione per un anno non fa pagare delle tasse ai gestori di queste nuove attività. Qui a me, io l'ho proposto e mi è stato detto che non si può fare, invece se c'è la volontà, ma soprattutto quella politica, si può fare, tutto si può fare. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne.
sein.